canale YouTube di Luigi Gaudio. Che cosa è avvenuto alla morte di Federico I Barbarossa? Che cosa è avvenuto da Enrico VI, diciamo così, fino all'avvento al potere di Federico II di Svevia, Federico II di Hohenstaufen? Dovete sapere che nell'Italia meridionale allora c'era il regno dei Normanni. Regno dei Normanni, quindi Normanni invasori che erano aggiunti nell'Italia meridionale. Nell'Italia meridionale noi eravamo arrivati addirittura al punto in cui c'erano ancora i bizantini, vi ricordate? Quando Carlo Magno aveva, diciamo, creato il suo impero, nell'Italia meridionale erano rimasti i bizantini. Ebbene, dopo erano giunti anche i saraceni a occupare una parte, per esempio, della Sicilia, perché nel corso del Novecento c'erano state molte invasioni, invasioni di saraceni, invasioni di normanni, e poi i normanni avevano piano piano riconquistato terreno e avevano unificato il regno, diciamo, meridionale, quindi viene chiamato regno di Sicilia. Come vedete in questa cartina, la pagina 82, quindi il regno di Sicilia ormai era piuttosto vasto e quindi comprendeva tutta l'Italia meridionale, si incuneava anche in una parte, diciamo, degli Abruzzi, eccetera, soprattutto dell'Italia centrale. Beh, i Normanni avevano riconquistato la Sicilia, presentandosi addirittura, loro che erano stati una volta degli invasori, presentandosi come difensori della fede cristiana, coloro che avevano lottato quindi contro gli infedeli appunto arabi e saraceni. Ebbene, i Normanni, quando c'era stato Federico I, erano in forte contrasto con l'imperatore. Che cosa avvenne però poi? Avvenne che Federico I era riuscito a far sposare il suo figlio Enrico, che poi verrà chiamato Enrico VI, con Costanza d'Altavilla, unica erede del re normanno Guglielmo II. Insomma, l'ultimo re normanno non lasciò, cioè praticamente l'ultimo re normanno non ha eredi maschi, sua figlia sposa uno, appunto, a Enrico VI, che è il figlio di Federico Barbarossa, e quindi automaticamente si passò nell'Italia meridionale dal regno dei Normanni al regno degli Svevi. Abbiamo infatti spiegato che la casata degli Hohenstaufen era casata di Svevia, dei Germani, degli Svevi germanici. E quindi in un modo abbastanza pacifico egli riesce a riunificare. Il Papa però è molto attento a tutto questo gioco. Perché? Perché il Papa non vuole essere attanagliato in una morsa a nord e a sud dall'imperatore. Quindi cercherà sempre, da questo momento in poi comunque, di impedire che la stessa persona abbia il potere sulla Italia settentrionale in quanto imperatore di Germania e dell'Italia, re d'Italia, e la stessa persona anche abbia il potere sul regno di Sicilia. Allora, stavamo dicendo quindi, Enrico VI, il figlio di Federico Barbarossa, ha grossi progetti comunque, perché comunque in un modo o nell'altro il territorio dell'impero si è espanso notevolmente e lui ha persino il progetto, l'idea di conquistare anche i territori dell'impero d'Oriente, che sono ancora in mano all'imperatore bizantino. Quindi un grande progetto universale, quello di Enrico VI. Un progetto talmente ambizioso che, come vi stavo spiegando, il Papa si pone subito in contrapposizione nei suoi confronti. Il Papa adesso non è più Alessandro III, ma è Celestino III, il quale nel 1196 scomunica Enrico VI, proprio per questo fatto. La scusa è che lui si era proclamato re dei Romani, cioè con questa idea dell'impero universale romano, ricostituire nuovamente la vastità dell'impero romano, si era definito in questo modo e il Papa si era sentito offeso per questo, perché a Roma comunque comandava lui, perché c'era il patrimonio di San Pietro, come vi stavo spiegando, lo stato della Chiesa, quindi a Roma comandava lui. Oh,
State fermi con i piedi, oh. Ecco. E quindi scomunica l'imperatore. Dopo che Enrico VI si era proclamato re dei Romani, dopo che Enrico VI aveva fatto questo grande progetto di restaurazione dell'impero romano. E allora il Papa lo scomunica. Enrico VI risponde organizzando una crociata tutta tedesca. Questa deve essere la quarta crociata. Comunque sta di fatto che l'anno successivo a questa scomunica, cioè nel 97, Enrico VI morì. E quindi anche tutto il suo progetto è destinato a crollare. Ci saranno quindi circa 20 anni in cui ci sarà un periodo di sostanziale anarchia. Cioè in questi 20 anni, dalla morte di Enrico VI alla presa del potere definitiva di Federico II, diciamo che in Germania, per esempio, così come in Italia settentrionale anche sicuramente, aumentò l'indipendenza, l'autonomia dei signori, dei vassalli, dei comuni, laddove c'erano i comuni, e riprese potere anche il papato sotto appunto la guida di Innocenzo III. Innocenzo III è stato un grandissimo papa, anche lui molto autorevole. Tra l'altro il Papa, lo sapete sicuramente, ce lo dirà una vostra compagna comunque, il Papa che ha accettato la regola di San Francesco, quindi sotto il quale nasce l'ordine dei Francescani, Innocenzo III. Ad Innocenzo III però viene affidato il figlio di Costanza d'Altavilla, di Enrico VI, che è Federico II. Quindi in questo frangente c'è un po' di confusione, perché le due fazioni, Guelfi e Ghibellini, diciamo, germaniche, che per un attimo avevano smesso di combattersi sotto Federico I, adesso invece lottano fra di loro per assumere il potere imperiale. E il Papa, che prima aveva favorito la fazione, diciamo, dei Guelfi, e quindi aveva portato all'elezione di Ottone di Brunswick, Ottone IV, insomma un imperatore di un'altra casata, poi però, siccome questo Ottone IV non aveva soddisfatto quelle che erano, diciamo, le aspettative del pontefice Innocenzo III, ecco che il pontefice ritornò ad appoggiare gli Svevi. Anzi, il pontefice aveva proprio sin dall'inizio promesso la sua tutela nei confronti del giovanissimo Innocenzo del giovanissimo Federico II. Federico II per il momento è ancora un bambino o poco più, quindi è sotto la tutela del Papa. Poi però, quando, diciamo, diventerà maggiorenne, diciamo così, diventerà prima re di Sicilia e poi verrà incoronato imperatore dal Papa. Quindi dopo tutto questo periodo, insomma, abbastanza convulso, abbiamo una battaglia decisiva che avvenne nel 1214, battaglia di Bouvain nelle Fiandre. Da una parte troviamo Ottone di Brunswick, quello che era stato nominato imperatore, appoggiato dal re d'Inghilterra Giovanni Senza Terra e da alcuni feudatari della Francia del Nord, e dall'altra Federico II, appoggiato dal re di Francia Filippo II Augusto. In questa battaglia, in questo scontro, ebbe la meglio Federico II, e pertanto Federico II divenne imperatore a partire dal 1220. E la regina di Sicilia Costanza d'Altavilla? Enrico VI, il figlio di Federico Barbarossa. Costanza d'Altavilla, voi lo studierete leggendo il Paradiso di Dante, era una donna molto religiosa e quindi era in ottimi rapporti con il Papa. La troverete infatti, Costanza d'Altavilla, nel Cielo della Luna, insieme a Piccarda Donati. Persino, addirittura, quando il marito morì, andò in convento, o comunque voleva andare, scusate, in convento prima
di essere costretta a sposare, insomma, Enrico VI. Comunque, vi dicevo, una donna molto religiosa, quindi molto legata al Papa Innocenzo III, e per questo motivo quindi Innocenzo III accettò la tutela di Federico II e poi mano a mano favorì sempre di più Federico II. E si accavallano momenti e periodi di maggiore tensione. Tipicamente, scusate, adesso a me non interessa sapere tutti gli anni in cui viene scomunicato uno o l'altro. Sta di fatto comunque che quando un papa era in tensione con un imperatore lo capiamo subito perché lo scomunicava. Poi invece, quando un papa, capiamo quando questa tensione si allenta, nel momento in cui un papa incorona un imperatore. Quando un papa incorona un imperatore vuol dire che nel momento in cui non c'è questa tensione. O invece lo scomunica è quando si... Sì, però attenzione, è sempre una cosa momentanea, perché questi periodi si accavallano addirittura con le stesse persone, quindi abbiamo visto prima Federico I e la volta prossima vedremo Federico II, ora momenti di maggiore tensione di scomunica e ora momenti di sintonia e quindi incoronazioni. Altri video didattici su... scuola.